fatta di associazioni che si occupano della disabilità, ma soprattutto dell'inclusione, del progetto di inclusione, di benessere, di fare in modo che le famiglie e anche le persone che hanno qualche difficoltà oppure delle caratteristiche particolari da valorizzare possono trovarsi bene nei nostri contesti. Certamente bisogna, sia in collaborazione con l'amministrazione comunale, e su questo abbiamo già fatto gli incontri e saremo a fianco per dare risalto e rinforzare, insomma, le vostre progettualità, che diventeranno anche nostre, non tanto per scippare le idee, ma proprio per rinforzarle. Ma tutto ciò sarà fatto proprio per creare contesti positivi nelle nostre situazioni di vita. Ecco, c'è bisogno, in questo senso, di implementare i servizi, di sostenere, di accompagnare dei percorsi, perché ecco, quando ci sono delle difficoltà bisogna comunque adoperarsi affinché queste possano essere superate. Non solo, ma poi, come sicuramente avremo anche modo di sentire, si trasformano in esperienze positive, ecco, dalle difficoltà magari si trasformano in esperienze positive e in un esempio virtuoso per tutti i cittadini. Abbiamo infatti già queste associazioni, già lavorando anche singolarmente, hanno esperienze di percorsi nello sport, nelle attività ricreative e in altre, in cui si è visto proprio una valorizzazione delle capacità delle persone. Questo è un elemento fondamentale che farebbe bene a tutti, in tutti i contesti. E quello di fare un esempio positivo. Il valore aggiunto di oggi che viene lanciato, e poi lasciamo da loro proprio i protagonisti la parola, è proprio quello di lavorare insieme, lavorare in rete, mettendo insieme, condividendo naturalmente gli obiettivi, i valori, innanzitutto, e su questo appunto ci siamo come amministrazione, ma poi mettendo insieme le risorse, le capacità, le idee, l'innovazione anche che spesso ormai viene richiesta. Un progetto in una valigia, magari. Sicuramente ci sarà un set di valigie da adesso in poi, perché vi auguro, ci auguriamo di creare progettualità che davvero possono essere un buon esempio per tutti. Quindi grazie, ci siamo al vostro fianco. Lascio a voi, ecco, di presentare un po' le varie associazioni e sicuramente l'esperienza positiva di rete la sosterremo. Grazie a tutti voi. Buongiorno a tutti, io sono Vittoria Dainese e questa sera rappresento la prospettiva CSU di Rovigo, che insieme ad altre associazioni ha dato origine a questo progetto. Il progetto che oggi presentiamo nasce appunto dal desiderio di alcune associazioni di Rovigo che operano nel settore della disabilità, dello sport, in ambito socio-educativo e psico-educativo. Il nostro desiderio è quello proprio di fare rete, per perseguire un obiettivo che ci è comune, che è quello di diventare una realtà stabile di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Abbiamo scelto un nome da dare a questo progetto, CASE, che sta per Coordinamento Attività Sportive Educative. CASE è un termine inglese che tradotto in italiano significa valigia, significa bagaglio, ed è proprio questa che riteniamo sia la colonna portante del progetto, ovvero una rete, un gruppo di associazioni e di professionisti che mettono a disposizione il loro bagaglio di esperienze e il loro bagaglio di competenze per perseguire degli obiettivi comuni. Ok, e soprattutto per fare rete. A questo proposito io passo la parola alla dottoressa Federica Boniolo, presidente di Uniti in Rete, che proseguirà l'introduzione degli obiettivi. Allora, grazie, buongiorno di nuovo a tutti dalla parte mia. Sì, noi come obiettivi abbiamo degli obiettivi ben precisi, che sono quelli di sensibilizzare le persone, la comunità, di far conoscere realmente cosa sia la disabilità, perché solo da una reale conoscenza di che cosa si intende col termine disabilità si può andare in direzione di una vera inclusione, quindi di costruire una comunità che sia realmente inclusiva, non solo a parole.
Quindi noi puntiamo appunto nel coinvolgere tutta la comunità, e in questo senso io parlo di negozianti, attività commerciali, enti, scuole, istituzioni, dall'ASL, la provincia, i comuni, ma soprattutto puntiamo a toccare tutte quelle persone, quelle realtà che non sono vicine alla disabilità, quindi non hanno ancora quella conoscenza completa della disabilità, perché puntiamo appunto a creare una comunità in cui poi non ci si accorgerà nemmeno più della presenza della disabilità, appunto. Quindi grazie a tutte le realtà che hanno aderito a questo progetto, noi puntiamo a realizzare degli eventi cercando il sostegno da parte appunto di tutta la comunità, degli eventi, delle attività che siano realmente efficaci per sostenere ed aiutare in primis appunto le persone che vivono con queste problematiche, ma anche per creare una società migliore. Noi puntiamo a questo. Giancarlo, adesso passo la parola. Sì, Giancarlo, come vedete, sono presidente dell'Associazione di Volontariato degli Amici di Elena e presidente della società sportiva, dell'autore sportiva Unisport, ASD, che è una delle più vecchie società sportive per disabili del Veneto e la più vecchia del paese. Io vi dirò una cosa che Case vuole portare avanti sicuramente. Mentre il discorso dell'autoressa era generico nel far conoscere, nel amalgamare quello che era la conoscenza della disabilità nella popolazione dei cittadini, noi in particolare cercheremo di arrivare a una sensibilizzazione, anzi proprio alla realizzazione di un prodotto, che potrebbe essere una brochure o qualcosa del genere, e di una serie di incontri per addetti ai lavori. Mi spiego velocemente. Se ai servizi sociali, per esempio in un caso del comune, non sanno dell'esistenza, ne so, di una società sportiva per disabili in senso lato, o non sanno che c'è un'altra associazione che fa un dopo lavoro per persone, cioè un dopo scuola per persone disabili, o c'è un'associazione che ha un appartamento, chiaramente viene a mancare già all'inizio del percorso di una famiglia determinate informazioni che potrebbero essere importanti. Quindi sicuramente questo coordinamento porterà avanti per tutte le associazioni legate alla disabilità un percorso informativo specifico per gli addetti ai lavori. Pensiamo per esempio ai medici in base, pediatri, ai farmacisti, all'USL, ai servizi sociali, eccetera. Se mancano determinate informazioni dell'esistenza di queste realtà, chiaramente viene a mancare una grossa fetta di opportunità per le famiglie che hanno persone disabili. E questa è una delle nostre principali azioni nel breve. Dopo la scritta su. Una quinta e una quarta. Allora, sono la presidente di Pianeta Handicap, sono diciamo attiva nel volontariato non sportivo in particolare da molti anni, dall'altro secolo ancora. E mi sono unita a questi ragazzi perché ho trovato in loro molto entusiasmo e diciamo l'entusiasmo va bene assieme a delle cose, a degli obiettivi, e gli obiettivi li condividiamo, insomma. Le problematiche sono nel per non dire ma riusciremo, non si riuscirà a fare. Allora, direte, questa parola magica, noi ne parliamo da almeno 30 anni, da quando è uscita la legge sul volontariato, diciamo, la legge 266, e diciamo, si sono stati vari tentativi, però insomma, è molto difficile operare in rete, perché effettivamente ogni associazione, ognuno di noi, sto parlando soprattutto di quelle storiche, no? Hanno delle attività ormai consolidate che continuano a svolgere ed è giusto che continuino a svolgere, per cui questo progetto, diciamo questo case al quale ho aderito e spero anche di dare un contributo, se non altro da mamma, da nonna, ecco, tanto per tenere un po' questi ragazzi un po', insomma, così, dare un po' di fiducia e anche memoria storica, ecco, di riuscire a fare un qualcosa, magari se non, ovviamente non tutto, perché come vi dicevo un minuto fa le associazioni mantengono la loro individualità, però qualche progetto specifico come ad esempio il
lo parlava lui, altre, c'è qualcosa di particolare, insomma, che sia condiviso da tutti, insomma, quindi credo che ci sia, detto questo, è importantissimo, come già è stato detto, perché ci stiamo ripetendo, insomma, la condivisione delle istituzioni, e siamo qui. E ringrazio l'assessore per le belle cose che ha detto, e io parto me lo pubblico perché ho la fortuna di conoscerla da molti anni e so che non parla, che non dice parole che non abbiano una poi corrispondenza nella realtà, per cui state tranquilli e ci saranno delle azioni sicuramente significative. Ecco, e invece purtroppo qua in questo momento non ci sono altre istituzioni, ma speriamo di coinvolgerle, e purtroppo spesso ci sono delle difficoltà. Adesso non voglio assolutamente addentrarmi in questo tema che non è all'ordine del giorno, però spesso ci sono delle istituzioni che intravedono le proposte che vengono loro fatte non come un'integrazione, ma come un'interferenza, e questa è una cosa, diciamo, che speriamo che con la rete, con la porta dei giovani, diciamo, si possa sfatare, che si riesca a sfondare questo muro del tanto non parlo più perché altrimenti direi delle cose sbagliate. Quindi bisogna continuare ad avere fiducia, domani un altro giorno, e ci auguriamo buon lavoro a tutti. Grazie. Io sono Paolo Bertante, sono presidente di Uguali Diversamente. Allora, mi leggo subito a quello che ha detto Leda. Sono 30 anni che si cerca una rete. Ecco, l'abbiamo messa in piedi nel pratico, fondamentalmente. Quindi condividiamo, siamo tutte associazioni, e non solo associazioni, ma anche professionisti singoli nel campo che hanno aderito agli obiettivi di Case, agli obiettivi di questa rete. Per riuscire a sfatare questo meraviglioso tabù dei 30 anni che non si è mai riuscito a far niente, abbiamo intenzione di tradurre praticamente tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Quindi Case ha in mente, insomma, delle azioni che poi vedranno l'attenzione su più fronti, quindi che va dall'informazione alla formazione, passando a picchi di azioni più prettamente artistiche, ma comunque su tematiche sempre legate alla disabilità e a tutto quello che porta alla disabilità, quindi un sostegno alle famiglie e tutto. Il futuro è uno degli obiettivi, come diceva Giancarlo, è anche quello di poter diventare un punto di riferimento, utile per la cittadinanza, perché ci possa essere veramente un posto, un luogo dove si possono avere delle informazioni, si possa avere un reale sostegno. Quindi mi unisco ai ringraziamenti all'amministrazione, perché comunque ha risposto subito presente, anzi, dando di entusiasmo ne abbiamo, ma ci avete comunque dato entusiasmo nel farlo partire. Detto questo, e abbiamo descritto tutte le associazioni, lascerei la parola a loro, che sono questi professionisti singoli che hanno deciso di far parte di questo case, ho deciso di sposare i principi di questo gruppo. Angelo, Andrea. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Bonapina, sono una pedagogista, ma fondamentalmente e soprattutto sono sorella di un ragazzo con disabilità. Io ho aderito volentieri a questo progetto perché c'era una parola importante che mi interessava, che era quella di sostenere le famiglie. Nella fattispecie il contributo che voglio dare io è quello di sostenere le famiglie, soprattutto puntando l'attenzione sui fratelli dei ragazzi con disabilità, perché spessissimo il focus proprio attentivo e di sostegno è rivolto a chi ha disabilità, ma ci si dimentica di tutta quella rete di persone che stanno attorno alla persona, e spessissimo si dimentica dei fratelli che vengono messi in secondo piano. E quindi ho pensato che poteva essere interessante il mio contributo proprio in quanto anche pedagogista. E mi interessa il discorso della rete, mi interessa il discorso di far sentire alle famiglie e far sentire alla cittadinanza che l'unione fa forza, e che se noi sappiamo dove andare a chiedere abbiamo delle risposte chiare, certe, concrete. Ok, grazie. Passo la parola a
Sono Andrea Zanforlin, sono un attore di teatro professionista, sono un operatore di teatroterapia, quindi lavoro con la disabilità in maniera costante, diciamo, ma non solo, anche nelle scuole. Sono felice di essere qui, sono stato chiamato un po' all'ultimo, ma non sapevo di questa cosa, mi ha informato Paolo, è stato bello scoprire una rete di questo tipo. Io ho sempre creduto nella collaborazione con le persone e quindi scambiarsi le esperienze per me è fondamentale. Io sono qui anche in qualità di, tra virgolette, regista, perché ci sarà una possibilità, quella di fare uno spettacolo in centro, vediamo poi in che modo, e quindi io mi sono, diciamo, ben offerto a fare questa cosa. Poi non ho ancora avuto il tempo, però sono presidente della cooperativa Altri Noi, che è un servizio per il centro Assaggi, e lavoro qui dentro lì, non siamo ancora nel, però sicuramente ci saremo anche con questo gruppo. Sì. Io volevo fare mi sono dimenticato di fare un inciso con un appello, nel senso che è nato questo gruppo, è nato da queste associazioni, da questo gruppo di professionisti, ma vuole anche essere un apriamoci e condividiamo, facciamo rete seriamente, quindi questo non è un gruppo chiuso, anzi se ci sarà la possibilità naturalmente nella condivisione di avere gli stessi obiettivi e la stessa progettualità, insomma, si apre a chiunque voglia essere, a far parte, insomma, a far crescere questa cosa. Questo è un po'. Grazie, una giusta precisazione, certo. Perché ritengo, insomma, che quando ci sono questi eventi importanti che diminuiscono l'importanza di lavorare insieme, poi dobbiamo tentare che ci sia un contagio positivo anche nel resto. Quanto è stato detto coincide perfettamente con quello che vuole essere anche il mandato dell'amministrazione, in particolare del mio assessorato, che vuole lanciare proprio iniziative di welfare di comunità, una rete di servizi che mette insieme sia il dovere dell'istituzione di rendere esigibili i diritti dei cittadini, di tutti, delle famiglie, dei familiari, dei ragazzi, delle persone anziane, insomma di chi anche sta bene ma magari momentaneamente si trova in situazioni di difficoltà, ma fare in modo anche di valorizzare le potenzialità, in questo senso il capitale sociale che una comunità può esprimere, valorizzarlo, le modi di lavorare in coordinamenti, in progetti, con degli obiettivi, con dei metodi, è il modo migliore per non sprecare, per misurare anche l'efficacia, no? E capire che a un certo punto è bene rettificare il tiro oppure modificare. Quindi io ritengo che, insomma, siamo insieme sulla giusta strada, la possibilità di integrare altre risorse positive che possono rinforzare questo percorso evidentemente c'è, l'amministrazione c'è, e anche poter rinforzare una piattaforma che può essere collegata sicuramente magari con il sito del comune può essere molto importante, perché anche solo dare le informazioni corrette di dove poter chiedere aiuto è fondamentale. Certo, poi ci sarebbe bisogno di una parola, di un accompagnamento se non fisico, però anche di sostegno morale, affinché le persone possano trovare l'aiuto che magari la comunità esprime e contrastare quella sensazione di solitudine che spesso è alla base della disperazione, uso questo termine non a caso, di molte persone, di molte famiglie. Quindi credo che questa rete sia una rete solidale che porterà buoni frutti nella nostra comunità. Quindi grazie a tutti voi e andiamo avanti. Sì, grazie. Posso aggiungere una cosa? Prego. Allora, uno degli obiettivi anche, diciamo, credo sia quello di sapere che cosa ognuno di noi fa, perché ad esempio io non sapevo questo signore cosa fa questo, lui lo sapevo perché ci conosciamo da una vita. Voglio dire, conoscere le varie attività. Ecco, io mi sono presentata a Pianeta Handicap, abbiamo varie attività, per cui dei laboratori di ceramica e poi abbiamo una squadra di basket, abbiamo un appartamento per l'autonomia delle persone disabili. Ecco, lo dico perché appunto magari qualcuno non lo sa, mi sembra opportuno, perché anche tutte le occasioni per parlare del teatro, però anche per esempio manipolare la creta, in un contesto socializzante assieme ad altri,
fa crescere le persone, lentamente, molto lentamente, però è grazie. Quindi grazie. Nel tradotto, data tutta l'emica, allora sono qua, se qualcuno vuole, abbiamo un laboratorio aperto per un open day, quindi insomma se qualcuno è curioso di venire a vedere, benvenuto. Grazie, buona giornata. Grazie.